Buongiorno a tutti. Davvero con tanta, tanta tristezza sono costretto a questo tipo di avviso perché l'andamento della pandemia peggiora piuttosto che darci qualche segnale di ripresa. Ho sentito i vertici dell'ASL Teramana che mi confidano purtroppo che la nostra condizione è forse la peggiore d'Abruzzo. La stessa regione ha richiesto report quotidiani dell'andamento della pandemia su colonnella e non è detto che nei prossimi giorni anche la regione, la provincia assuma delle decisioni. Partendo da questa realtà non posso far altro che decretare in questo momento la chiusura della nostra scuola per 8 giorni e la chiusura degli esercizi pubblici dalle ore 20 di sera. Ancora una volta, davvero, con grande accorata determinazione, ricordo a tutti l'indispensabile necessità della vaccinazione, dei richiami, della vaccinazione di coloro che non hanno ancora fatto questo tipo di gesto che non è soltanto protettivo di se stessi, della propria famiglia e della comunità. Richiamo anche a tutti quei comportamenti, la mascherina in primis, il distanziamento e tutto quello che già sappiamo fino alla nausea. Mi dispiace davvero, ma l'andamento della nostra pandemia ci ha riportato ai massimi livelli di contagio di questo paese, in un periodo in cui però eravamo già in lockdown totale, quindi c'era la speranza di essere distanziati in modo obbligatorio. Oggi non è così, cerchiamo di ridurre il meno possibile quelle che sono le libertà che ognuno di noi gode, ma assolutamente lo facciamo con un peso enorme, almeno su di me, ma deve passare anche a voi, perdonate se la metto in questa maniera, il peso della responsabilità dei nostri comportamenti ci deve accompagnare in ogni momento della giornata per far sì che questo paese possa, si spera, la prossima settimana di ritornare ad aprire e di guardare un pochino più di luce. Mi raccomando, grazie a tutti per la collaborazione.